scientificità e la classe A è molto lungo, ma ci stiamo lavorando. Accanto all'idea di creare uno strumento di aggiornamento scientifico per i più giovani, era in noi anche l'idea di riflettere su un dialogo importante, molto attuale, sia in Italia come in Italia, il rapporto tra le metodologie di ricerca scientifica e gli strumenti digitali, gli strumenti del web. Per cui abbiamo creato alcune sezioni all'interno della rivista, ad esempio quella del glossario, grazie alle quali, mediante parole chiave, attraverso questa ricerca, è possibile accedere alla nostra rivista in modo più facile. Oppure abbiamo creato un'altra sezione dedicata all'Osservatorio delle Tesi Magistrali, in cui abbiamo pubblicato estratti di tesi di studenti meritevoli, segnalatici da professori a differenti università italiane e anche estere, i quali magari erano studi un po' acerbi per una pubblicazione, però comunque meritevoli per il carattere inedito, e quindi di conseguenza gli abbiamo dedicato uno spazio all'interno della nostra rivista. Questo è successo 6 anni fa. Poi, 3 anni fa, siamo usciti dal nostro percorso dottorale e ci siamo affacciati sul mondo del lavoro, venendo da un percorso di ricerca pubblico. Io addirittura, nel senso, avevo anche lasciato l'Italia, ho dottorato sul volto all'estero, un fellowship al Getty. Diciamo, un percorso proprio di ricerca pura, e ci tengo a sottolineare il carattere di ricerca pura, perché poi è quello che piano piano abbiamo un po' abbandonato per far fronte al mercato italiano. Qual era l'interrogativo su cui magari in ambito umanistico, a mio avviso, è importante riflettere per figure di ricercatori analoghe alla mia? È possibile in Italia e nel mercato italiano un confronto, un dialogo, una sinergia tra quella che viene definita appunto ricerca pura e quella che invece deve intendersi come ricerca applicata, correlata all'odierno contesto istituzionale di mercato di storia dell'arte, centri espositivi, eventi contemporanei, gallerie, rassegne? Cioè, quale può essere il dialogo tra un ricercatore puro e quelle istituzioni le quali richiedono i servizi culturali, che per un ricercatore puro sono molto banali come servizi culturali, cioè l'organizzazione curatoria di conferenze, congressi, curatoria di incontri virtuali, itinerari storico-artistici, cose molto banali sulle quali noi dobbiamo partire per costruire una progettualità. A questo proposito, siamo state selezionate dall'incubatore universitario dell'Università di Firenze e abbiamo iniziato un percorso di pre-incubazione all'interno dell'incubatore in una classe che penso sia stata forse la classe più utile di tutta la mia percorso formativo, cioè una classe composta da economisti, ingegneri, dottori, medici. Noi eravamo le uniche due umaniste, io e Alessandra. Siamo entrati in questa classe e hanno iniziato a porci delle domande, domande alle quali io non ero assolutamente abituata a rispondere, ma che sono state domande fondamentali per cercare di trovare una soluzione nel momento in cui mi sono affacciata al mercato italiano, che era un momento, come anche lo è il vostro, però forse io ero un pochino meno preparata a uno stato di, utilizziamo le parole, miseria sociale, retrocessione, assenza di equità intergenerazionali, sono, diciamo, sono espressioni in parole forti, però è questo, perché io sono formata dalle istituzioni italiane, dal mio territorio, ma assolutamente non avevo goduto, non era una situazione di poter godere pari opportunità rispetto alla generazione che mi aveva formato. Quindi, possibili soluzioni. La grande migrazione. Beh, è una soluzione, io mi sono formata all'estero, è una soluzione che difendo e che rispetto moltissimo. Quello è un mito piuttosto canonico, nel senso che si basa sull'invio di application, la raccolta diretta di raccomandazione, è un iter che va rispettato e va difeso, ma non era quello che io volevo. Quindi come cercare di lavorare su un modello di dialogo tra ricerca pura e ricerca applicata, mantenendo però gli elementi che io tengo a sottolineare, un'impostazione progettuale locale, ma con ampi e fecondi collegamenti con il resto del mondo al fuori dell'Italia. Cioè la dimensione internazionale non è soltanto una parola, ma vanno mantenute le relazioni, vanno tessuti rapporti. Ecco, la risposta è stato un laboratorio di ricerca, e informazioni che riunisse figure di ricercatori analoghe alle nostre, ma che unisse anche altre figure professionali. Ad esempio, nell'ultimo progetto siamo riusciti a coinvolgere e trovare dei piccoli finanziamenti, ma anche per una figura di un grafico, una figura di un addetto stampa, una figura di un comunicatore, cioè un gruppo eterogeneo. E sottolineo l'importanza del gruppo, perché ecco, il mio primo consiglio
sede da questa università è scegliere più bene con chi lavorare, perché il percorso umanistico è un percorso che ci ha abituato e ci ha educato a una dimensione di autopromozione intellettuale, di progettualità sola, solista. È questo, perché l'Italia è una progettualità che va rispettata, ma l'Italia non se la può permettere. Cioè, abbiamo uno storico dell'arte in questo momento, l'Italia non si può permettere di intraprendere un percorso di isolamento progettuale. Quindi il primo elemento, il primo consiglio che mi viene da darvi è scegliere di vero con chi lavorare. Per me è fondamentale lavorare con Alessandro, lavorare con il gruppo che ho creato intorno a me, perché è anche qui un altro elemento, forse superficiale, ma piuttosto importante. Riconoscete i vostri limiti e quello che magari il lavorante vi può dare nel lavorativo, perché il gruppo, le competenze dentro di un gruppo fanno la qualità di un progetto. C'erano degli elementi forti che andavano difesi e magari non erano riconosciuti, cioè il fatto che si venisse da una scuola di formazione italiana. In Italia, rispetto secondo me al resto del mondo, in ambito storico artistico, è una scuola di eccellenza. Questo gli va riconosciuto, è una risorsa assolutamente gratuita, perché ci hanno formato, nel caso storico artistico, figure da Argan, Venturi, Longhi, che è una scuola importante che il resto del mondo difende e riconosce e molte volte si invidia. Quindi quella è una risorsa, ad esempio, ci sono gratuito. Quindi un buon gruppo, dei buoni colleghi di lavoro, però poi chiaramente c'era un problema piuttosto concreto. In termini tecnici si parla di capitale umano, capitale sociale, capacità operativa, ma poi c'è un problema fondamentale, che è la capacità finanziaria in realtà. Ecco, a questo proposito una brevissima considerazione. Chi parte dal basso, ma del basso nel senso un'associazione culturale, quindi una realtà assolutamente auto-organizzata, sia al di fuori dell'istituzione, al di fuori del privato, deve fare i conti su un elemento che in Italia, un po' questo la riconosce, un servizio, un prodotto culturale viene valutato sulla base del momento della sua visibilità in comunicazione. Purtroppo per la crisi che c'è, un po' per la cultura italiana, diciamo, no, per la crisi che c'è, per un prodotto o un servizio culturale offerto da una realtà piccola è difficile che un ente finanziatore valuti il percorso di le competenze che portano a arrivare a produrre e a offrire un servizio culturale, ma allo stesso tempo, oltre alle competenze, anche il tempo speso per arrivare a produrre dei contenuti per quel servizio. Quindi come abbiamo fatto? Siamo partiti dalle banche, vi dico proprio molto letteralmente, non so se possa essere utile il percorso fatto, da una fondazione bancaria alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e ci siamo interrogati sul bisogno che Firenze potesse avere in quel momento. Ecco, vi parlavo di scegliere con chi lavorare, ma vi invito anche a porvi le domande giuste su che cosa voi volete proporre a livello culturale. Firenze aveva una necessità, aveva una grandissima e importantissima cultura artistica correlata al contemporaneo, e mi riferisco quindi al periodo storico dal secondo dopoguerra a oggi, ma nessuno ne sapeva niente. Da Firenze erano stati più grandi, ma Firenze è rimasta un po' per tradizione vincolata all'eredità e alla memoria legata al periodo rinascimentale e barocco. Quindi c'era un patrimonio, ma andava valorizzato, andava raccontato. Questo è stato il nostro punto di partenza. Senza Cornice offre servizi di valorizzazione della memoria e della cultura artistica contemporanea di Firenze e della Toscana. Il dialogo tra pubblico e privato è stato importante. Devo dire che il pubblico, piano piano, vedendoci cresce, siamo partiti con una fondazione bancaria, al Palazzo Strozzi, Fondazione Museo Ferragamo, siamo arrivati alla Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, insieme alla Regione Toscana, che ci hanno coinvolto in un progetto triennale di licenziamento degli archivi d'arte contemporanea, e poi adesso siamo arrivati anche al MIBAC. Quindi diciamo, abbiamo visto nel nostro percorso un itinerario progressivo anche come se accettazione sul fatto che magari determinati servizi culturali possono essere demandati anche figure professionali di fuori del pubblico, come è successo nel caso della Regione Toscana, che ha individuato le competenze correlate al contemporaneo che a livello di sovrintendenza loro non avevano, quindi si sono aperti progettualmente al nostro lavoro. Ecco, su questo rapporto tra pubblico e privato, poi lascio la parola agli altri relatori, vorrei invitarvi a riflettere, perché è un po' il nodo fondamentale della questione. Non ho una risposta, però vi posso dire che con uno sguardo all'Europa, il quinto, mi sembra il quinto punto del regolamento
del Parlamento europeo riconosce e sottolinea un aspetto importante della Convenzione dell'UNESCO entrata in vigore nel 2007, cioè il fatto che un servizio, un bene, un'attività culturale debba avere una doppia natura, culturale ma anche economica. Questo è un nodo noioso per chi fa ricerca, perché quando si parla di attribuire un valore economico a un servizio culturale, a un servizio di ricerca, c'è sempre un'attenzione, un atteggiamento di, come posso dire, si rimane un pochino sul chi va là, no? Perché si ha paura che ci venga richiesto di screditare un po' la qualità della ricerca. Ma questo è un errore, perché almeno per la mia modesta esperienza degli ultimi anni si può fare, si può trovare un giusto equilibrio. E vi invito, come ultima cosa, a lavorare sull'immaginazione, perché è su questo il punto. Noi non possiamo, secondo me, offrire un prodotto culturale, a meno che non si pensi a un progetto editoriale, si può offrire però degli ottimi servizi culturali. Ecco, sul servizio dovete riflettere e su come le metodologie di ricerca che avete sviluppato nel vostro percorso accademico possono essere raccontate, perché il racconto è un elemento importante, la narrazione, al di fuori della scelta degli addetti ai lavori. E soprattutto educatevi a spiegare quello che fate, perché io in questi 3 anni ho avuto difficoltà nel momento in cui mi interpellavo con figure appunto di non addetti ai lavori a sfondare un po' un muro di diffidenza dovuta a una mia mancanza di vocabolario, forse anche a una mia mancanza di chiarezza, o forse a una paura nel dover essere chiara nello spiegare il mio progetto. Chiarezza, gruppo e immaginazione, questo è il mio, pochi consigli in base alla mia esperienza. Grazie. Grazie Caterina per la sua testimonianza. Io riflettevo un po' per deformazione professionale sulle parole, io faccio lo storico della lingua italiana qui a Cassino. Servizi culturali e prodotti culturali. Allora, è chiaro che creativo forse funziona di più, è più suggestivo per certi versi, parlare di industrie creative, però credo che, soprattutto noi di lettere, noi umanisti, non dobbiamo vergognarci della parola cultura e dell'aggettivo culturale. Penso insomma al destino di creativo e di cultura in un passato abbastanza recente, quello di un ministro delle finanze che faceva finanza creativa e diceva che con la cultura non si mangia, era la stessa persona, Giulio Tremonti del governo Berlusconi. Ecco, finanza creativa sappiamo che risultati ha dato, mentre forse un paese come l'Italia di cultura potrebbe mangiare e vivere anche piuttosto bene. Quindi, direi non vergogniamoci della parola cultura e non la sentiamo vecchia, anche perché è da sempre che ci si lamenta della situazione culturale. Io avevo preso una citazione da un libro, il primo libro, adesso lo arrivo perché per quando uno cerca le cose sul telefonino, il primo libro di Bianciardi, l'autore della Vita Agra, no? Quello sul duro lavoro del traduttore, soprattutto sul sottopagato lavoro del traduttore. Fatto che voi di lettere mi guardiate così quando cito Bianciardi e la Vita Agra mi induce una specie di depressione, ma insomma il primo libro si chiamava Il lavoro culturale ed è del 57. C'è questo personaggio che viene dal sud, va a Milano e comincia a fare appunto il lavoro culturale per una grande azienda, e a un certo punto uno dei primi incontri che fa è questo Marcello. Marcello strinse la mano con calore ed entrò subito in argomento. Come forse lei sa, gli disse, c'è oggi in Italia la crisi del libro, 1957, no? Come la morte del congiuntivo, la morte del punto e virgola, è tutto in crisi, è tutto moribondo da sempre. Allora, è chiaro che è ovvio, l'unico modo è reagire a questo tipo di situazione. La seconda parola chiave, su cui vorrei sollecitare adesso magari prima di Salberghi, è quella delle competenze. È uscito da poco negli Stati Uniti un libro che si chiama proprio The Death of Expertise, Tom Nichols, la fine delle competenze. Siamo diventati tutti spiegatori, sappiamo tutto come se fosse sempre una infinita conversazione al bar dello sport, appunto. No? C'è chi parla di vaccini senza aver mai visto in vita sua neanche una provetta e cerca di convincere gli altri delle proprie convinzioni. Allora io credo che sia molto importante riportare al centro le competenze, al centro per l'università, ma anche ribadire che anche i laureati in lettere hanno delle competenze, cioè anche conoscere la lingua italiana, anche conoscere l'arte, anche conoscere queste cose significa avere delle competenze. Allora, lasciando subito la parola, ho preso fin troppo tempo, a Marco Visalberghi,
competenze e cultura come possono andare d'accordo con l'altra parola chiave che rimane sempre ovviamente il mercato. Adesso vediamo se arriva fino a lì anche il filo del microfono. Bene, buongiorno a tutti. Sono molto impressionato dall'esperienza di questa startup culturale fiorentina che mi affascina molto, perché ritrovo nelle cose dette un sacco di similitudini e che si legano anche al discorso delle competenze. C'è una cosa sulla quale vi prego di riflettere molto e moltissimo. Fino adesso continuiamo ad avere l'idea che un artista, un pittore, un regista, uno scrittore, eccetera, sia una persona che matura al proprio interno delle storie, delle cose che vanno raccontate al pubblico, ma che in realtà è una cosa che ha lui dentro e va maturata. Questo fa parte di una visione assolutamente che io vorrei assolutamente capovolgere. L'esperienza che ci hanno appena raccontato, tutta l'esperienza che ho fatto nella mia vita, quella che hanno fatto tutti, è il fatto che ciascuno di noi si trova ad essere una persona che deve fare una cosa, deve riuscire a mettere in comunicazione mondi diversi, deve riuscire a trovare gli strumenti per portare la propria esperienza a un gruppo di persone che più ampio possibile. E la propria esperienza non è altro quello che vede intorno a sé, che ha capito le storie, che ha sentito raccontare, le cose che lo muovono, che lo appassionano. Ma il punto fondamentale è sapere che per riuscire a raccontare queste storie non ci vuole tanto il fatto di sapere tutto sui vaccini per fare una storia, o sapere tutto sulla storia dell'arte, o sapere tutto o essere uno che si è formato. Serve l'umiltà di saper studiare e ricercare. Io quello, nella mia esperienza di produttore televisivo, mi sono trovato una enorme quantità di giovani sono passati dal nostro studio e devo dirvi che i migliori in assoluto, quelli che sono rimasti con noi per un gruppo, che poi hanno fatto carriere, eccetera, non erano le persone che uscivano da scuole di cinema, non erano persone che avevano fatto studi particolari, erano quasi sempre persone che uscivano da lettere e filosofia, che arrivavano lì un po' sbandati senza sapere bene cosa fare, un po' per caso, ma che avevano imparato una cosa fondamentale: l'umiltà di cercare di capire cosa avevano davanti, di studiare, approfondire un argomento e sforzarsi per riuscire a raccontarlo in giro. Ecco, questo io credo che sia la cosa fondamentale oggi. Dobbiamo dimenticarci l'idea di essere il genio che ha delle idee, che il mondo è lì e cattivo, non capisce quanto io sono geniale, voi non capite nulla, faccio l'opera per me stesso, la mostro a mia madre, a mia zia, nel sottoscala e tutto finisce lì. Questo è sbagliato, perché vi porterà mai come in questo momento ad un futuro di probabilisticamente 99,9% di fallimento. Ovviamente c'è il genio che uscirà, ma è un caso isolato. Quello che oggi serve invece, e sono molto contento di sentirlo dire, è il saper lavorare in gruppo. Con un amico inglese qualche giorno fa scherzavamo sul fatto che la differenza tra le troupe che fanno televisione e cinema in Inghilterra e quelle che fanno in Italia. Se voi prendete le troupe, le persone singolarmente, il direttore della fotografia italiano è in genere molto più bravo, preparato, intelligente e creativo. Il regista lo stesso, il fonico lo stesso, quelli inglesi sono in realtà, li vedete tutto un po' meglio, dice, ma tutto lì quello che sa fare. Dopodiché la truppa italiana fa un prodotto mediocre e la truppa inglese riesce a fare un prodotto meraviglioso. Perché? Perché loro hanno l'umiltà di sapere lavorare in gruppo. Le loro competenze si sommano l'una con l'altra. All'interno dei nostri gruppi spesso e volentieri le nostre competenze sono fatte per dire, adesso di moto che sono bravo io, così mi sbaglio e io vi faccio vedere
fondamentale, secondo me, la grandissima chiave che voi avete tra le mani in questo momento è il fatto di aver fatto un'università e una scuola che vi ha aperto il cervello, vi ha preparato a guardare le cose nella loro complessità più ampia. Tutto il resto, gli aspetti tecnici, si evolvono ad una velocità tale che aver imparato come oggi funziona una telecamera, un sistema di montaggio, una cosa eccetera, è vecchio di mattina, serve a poco, lo potete imparare in ogni momento. Quello che serve è il modo e con cui affrontate il problema, cercando di capire che la cosa più bella per una persona che si affaccia a questo mondo e che vuol fare il divulgatore, cioè vuol fare da mediatore tra delle verità che spesso sono complesse a un pubblico ampio, è l'eccitazione di studiare un argomento e trovare il meccanismo per farlo capire a tutti. Voi sapete, insomma, il mio grande maestro ormai 86enne è Piero Angela, però resta una persona che si è con umiltà dalla sua giovane infanzia e ha sempre avuto il fatto di rimettersi a studiare, leggere, guardare, eccetera, e qui una preparazione solida di base generale importante, e trovare poi il modo più semplice per renderlo senza eccessivizzarlo. Oggi ci troviamo in un mondo, e di nuovo mi riallaccio all'intervento precedente, dove dove le cose esistono solo se vengono comunicate. Oggi ciò che esiste non è più neanche ciò che dice la televisione, ma è ciò che vedete sul vostro telefonino. Quindi non c'è dubbio che le possibilità di impiego che la comunicazione multimediale offre sono esplosive in questo momento. Certo, saranno tutte diverse da quello che vi posso raccontare io, e forse che vi può anche raccontare il mio amico. Perché il mondo sta cambiando completamente, perché i sistemi di comunicazione sono completamente diversi, ma proprio per questo offre una grande opportunità. Quando nascono professioni nuove o possibilità di impiego nuovo, è il momento in cui c'è certamente un grande disorientamento. Immagino tutti voi, tutte le giovani amici che ho, si guardano intorno con l'aria di dire cosa faccio, dove trovo. Però ragionate in termini di invenzione propositiva, non pensate di andare a fare il regista in senso classico piuttosto che la cosa in senso classico, cercate di capire quali sono le richieste della società intorno a voi, quali sono le opportunità. Di nuovo, Firenze ci ha insegnato che l'arte contemporanea era fortemente sottosviluppata, perché da Leonardo da Vinci a Caravaggio imperano quella cultura. Bene, quella è un'opportunità. Immaginatevi come coloro che hanno le competenze e le capacità per trovare un nuovo modo per tradurre le esigenze della società. Chiunque di noi scrive un libro, fa un film, fa un documentario, eccetera, non fa altro che rimanere folgorato da una storia e immaginare che quella storia debba essere raccontata, cioè che là fuori c'è un pubblico interessato a conoscerla e che quindi l'unica cosa che io devo fare è riuscire a mettere insieme gli strumenti per trasformare una storia singola in qualcosa che ci riguarda tutti, e quindi devo ovviamente fare un fatto di traduzione tra un'esperienza individuale in qualcosa che possa essere visto dal massimo possibile di persone, e quindi ci vuole l'umiltà sempre di tenere presente
chi è il pubblico potenziale al quale mi rivolgo, in che modo posso avvicinarlo e trovare un fatto di entrare in risonanza con lui. Se riesco a fare questo, ho fatto bingo. Speriamo che tutti i presenti riescano presto a fare bingo anche loro, mettendo insieme i preziosi consigli che stanno ascoltando oggi, davvero tutti molto utili e molto spendibili nella concreta vita di un laureato in lettere. A proposito del lavoro culturale, del bisogno che c'è di servizi culturali e del discorso che faceva Misalderbi sul web, uno dei problemi che mi sembra di verificare è il fatto che il web purtroppo ha viziato un po' l'utente e il pubblico a un prodotto gratuito, no? Questo fa sì che il lavoro culturale ci sia tanto, ci sia poco stipendio culturale in questo momento in Italia. Allora, passando a Pallarini e affrontando anche proprio uno sguardo finanziario sulla questione, abbiamo parlato di ricerca, di mercato, di idee, di creatività, di immaginazione, ma ecco, come fa la ricerca a intercettare il mercato? Il mercato premia la ricerca, che tipo di ricerca, che tipo di creatività, che tipo di immaginazione? Qual è la tua esperienza? Sì, buongiorno. Allora, come fare a intercettare il mercato? Come, diciamo, la creatività poi parla con il mercato? Io vivo in una società che ha fatto di questo un po' tutto la sua costruzione, un progetto culturale, come si diceva prima, che però di fatto è rivolto al mercato, no? E quindi, diciamo, è una società questa nostra in cui tutti quanti gli elementi di un processo, diciamo di essere appunto una società completamente integrata, no? Perché abbiamo un'ipotesi, diciamo, di cucina di contenuti, di idee, che è appunto questa serie di case editrici che abbiamo, che sono relative sia alla parte saggistica sia alla parte di graphic novel, che è un nuovo strumento interessante nel poter proporre e in qualche maniera far veicolare dei contenuti anche in maniera più immediata. Questa è la cosa che abbiamo più importante, cioè la nostra cucina dei contenuti, cucina in cui analizziamo progetti, valutiamo ipotesi di plot, di sia di serie, sia di fiction, sia di qualsiasi altro elemento che possa essere trasformato in un contenuto veicolabile. Ecco, a me piace dire che noi siamo una società che fa contenuti, a prescindere dalla piattaforma in cui questi contenuti verranno poi declinati. Quindi passiamo da un saggio, da un libro che si trasforma poi in un film, poi si può trasformare in una serie. Ultimamente stiamo ragionando anche sul settore dei videogiochi, perché è la storia che regge tutti questi elementi. Questi altri sono degli accidenti, come si dice, cioè solo delle modalità con cui queste cose possono essere veicolate, questo progetto, questa idea può essere veicolata. Teniamo molto a questa competenza distintiva che ci contraddistingue rispetto a altre realtà simili a quelle alle nostre, perché riteniamo che il nostro lavorare proprio in una cucina creativa possa essere il motore che ci distingue dagli altri. Faccio sempre questo esempio, lo faccio anche a voi. Alberto Saviano, quando iniziò a lavorare al suo libro e quindi cominciò a avere un primo manoscritto di Gomorra, venne da noi come casa editrice, no? Ci vide come una società che poteva editare il suo libro. Noi a quel punto intuimmo che quell'ipotesi lì poteva essere un buon progetto da portare avanti attraverso l'audiovisivo. In quel momento lì Saviano ebbe un'offerta a quel tempo indecorosa da parte di Mondadori che noi non potevamo duplicare assolutamente, però decidemmo di acquisire dei diritti per un film, per diciamo lo sfruttamento audiovisivo, quindi film, serie e qualsiasi altro cosiddetto collaterale derivato, diritto derivato. Poi la storia, diciamo, ha portato ora davvero un successo importante come saggio, come romanzo saggio, adesso non so bene
come definirlo, ma da lì noi abbiamo avuto l'opportunità di poter fare un film, di poter serializzare questo prodotto, e siamo in contatto con questa casa di Reggio Emilia, una software house, per tirar fuori un videogioco da questa serie. Questo perché ve l'ho raccontato? Perché penso che se noi escludissimo tutta quanta la parte relativa alla creatività a monte, che è una creatività che ha le sue radici legate alla parola scritta sostanzialmente, a un'analisi di tutto quello che esce sul mercato, un'analisi di tutti i manoscritti che ci arrivano, da lì su 10 progetti, chiaramente se ne prendono in esame 2, però di quei 2 a quel punto, se può uscire qualcosa di buono, viene declinato in tutte queste altre modalità. Chiaramente il punto che lui diceva è importante, no? Cioè noi possiamo vedere tanti progetti, possiamo innamorarci di tanti progetti, ma poi la realtà dei fatti è che tu devi scontrare con un mercato che deve acquistare questo prodotto, un mercato che deve in qualche modo apprezzarlo e valorizzarlo, e ti deve consentire in qualche modo di ottenere da questa attività una redditività che ti consenta di reinvestire e continuare questo ciclo. È piuttosto complicato, vi devo dire, perché spesso e volentieri hai a che fare con un mercato di gioco che non riesce ad apprezzare appieno il tuo istinto originario, quindi devi arrivare a trovare il giusto mezzo tra quello che dicevamo prima con Marco, no? Cioè devi individuare un contenuto, la realtà che ti piace mantenere quel contenuto, però riuscire a pettinarlo, cioè devi presentare una realtà, una verità pettinata che possa essere declinata nelle varie piattaforme che noi utilizziamo. Quindi sicuramente c'è un momento in cui devi un po' cedere, ma lo devi fare cercando di venire al minimo compromesso possibile. Vi faccio un caso importante che noi abbiamo, è Diaz, no? È un film che forse avrete visto, ed è un film molto osteggiato, fu molto difficile distribuirlo, fu molto difficile finanziarlo, abbiamo avuto anche delle perdite ingenti su quella pellicola, ma sentivamo necessario fare un film. Quindi abbiamo perso grosse opportunità di distribuzione, siamo riusciti in ogni caso ad arrivare sul mercato e l'abbiamo fatto, e riteniamo che sia stata una cosa giusta fare. Chiaramente per poter sostenere questa cosa però abbiamo dovuto anche lavorare su altri progetti per far sì che questo film potesse essere, diciamo, nell'ambito di un conto economico accettabile, no? Che potesse essere sostenibile. Adesso abbiamo iniziato un'altra avventura, che è quella di aver acquisito i diritti di un libro di Carlo Bonini che tratta della storia di Cucchi. Ecco, questa qua sarà un'altra simpatica avventura, nel senso che dovremo fare conti con una serie di difficoltà che indubbiamente ci porteranno a dover affrontare una serie di trade-off, come si dice, no? Di scelte, no? Dovremo scegliere e cercheremo di portare a casa quel prodotto nel modo più integro possibile, secondo quello che riteniamo sia giusto fare. È una questione di equilibrio, una questione di misura. Spesso si dice che appunto, no, i grandi studi, anche professionali, vivono di grandi operazioni, parlo di commercialisti, il mio settore, delle grandi operazioni di M&A, di borsa, IPO, eccetera, però per poter mantenere la propria struttura è necessario lavorare molto alle dichiarazioni dei redditi, cioè devi riuscire a individuare un'attività che ti consenta di coprire i costi fissi, di gestire la tua attività ordinaria, per poterti poi permettere, tra virgolette, il lusso di poter lavorare su qualcosa a cui tieni davvero, qualcosa che ritieni necessario fare. Quindi penso che la risposta sia dobbiamo lavorare con misura, individuare il giusto mezzo tra le tue aspirazioni e i
editoriali, creative e il mercato. Se sei troppo sparicentrato in un caso o nell'altro, rischi di fare un prodotto che non ti convince, che non funziona, o viceversa, è un prodotto talmente tanto esclusivo che sia difficile da posizionare sul mercato. Allora, abbiamo ancora un po' di tempo. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, questo è il momento buono, ovviamente a uno dei tre relatori. Allora, una domanda, vi conosco abbastanza per sapere che nessuno avrebbe fatto una domanda, no? Bisogna sempre provarci, bisogna dare sempre questa opportunità prima ancora di quella di lavoro. Se posso dare un consiglio io, fate più domande in generale, a lezione, alle persone competenti, perché quello aiuta sempre. Però la domanda la faccio io ed è l'ultima, chiedendovi di essere molto, molto rapidi, perché appunto tra 5 minuti dobbiamo lasciare l'aula a un altro incontro. Vi chiederei tre profili professionali, tre figure professionali che potrebbero uscire da quella che è la facoltà, insomma, dalla formazione come quella di lettere, facciamo il giro al contrario, quella di iniziare per me. Beh, diciamo, sicuramente la parte editoriale, di editing delle società editoriali, questa è la prima attività che mi viene in mente, che è quel lavoro di scrematura della cucina che dicevamo prima. Poi a valle quello relativo alla parte di scrittura. Noi abbiamo molti editor e scrittori che si occupano di quello che si chiama di story e di script, no? Voi sapete che si prende un soggetto di un qualsiasi evento e da lì parte la parte del trattamento, cioè trasformare questo soggetto in un dialogo, in una parte, diciamo, scritta in un discorso di diretto, e dopodiché si trasforma in script, no? Cioè in dialogo vero e proprio. Ecco, sicuramente queste tre figure sono figure che attingono a piene mani dalle vostre competenze, dalla vostra specializzazione, diciamo così, cioè gli editor della parte di narrativa, di saggistica, la parte di script e la parte di story, cioè la parte di trattamenti e la parte di sceneggiatura. Grazie. A me verrebbe da dire, vero quanto è stato detto, ma proiettato sulla realtà di oggi e quella che sarà il futuro di domani. Cioè, noi abbiamo oggi un sistema di comunicazione che passa sostanzialmente attraverso i social, internet, la rete. Questo sta rivoluzionando completamente il modo di scrivere storie e di affrontarsi alle cose. Se c'è una professionalità di cui in questo momento c'è un bisogno estremo, è di persone che sappiano fare tutto quel lavoro di accompagno di un'opera di qualunque forma esca, che sia un film, che sia una serie televisiva, che sia quello che è, o che nasca direttamente per la rete. Vi faccio un istante, vi racconto semplicemente un esempio specifico. Io ho partecipato, nemmeno come vero protagonista, ma una storia che mi ha appassionato da morire, ed è la storia legata a un documentario che si chiama Io sto con la sposa. È un documentario che è nato contro tutto e contro tutti, perché tre ragazzi disperati milanesi hanno incontrato dei veri disperati siriani a una stazione di Milano, che volevano andare in Svezia, non avevano più un soldo, erano disperati. E hanno detto, ma cerchiamo di aiutarli in qualche modo. Siccome uno di loro parla anche molto bene arabo, un altro addirittura era palestinese, in Italia, eccetera, hanno detto, come facciamo ad aiutare i fiammessi a portarli in Svezia? E hanno detto, cavolo, che idea, organizziamo un finto matrimonio, vestiamo una da sposa, gli altri da testimone di nozze, affittiamo 6 macchine e li guidiamo attraverso tutta l'Europa fino in Svezia. Hanno fatto questo, e siccome ogni serio matrimonio ha almeno un fotografo, loro hanno messo 4 cameraman che hanno filmato tutto il percorso da via là, tutto fatto con soldi loro. A questo punto sono venuti da me e hanno detto, e adesso che facciamo? Non ci abbiamo più una lira, nessuno ci guarda in faccia, eccetera.
E lì è nata una di quelle idee sulle quali mi piacerebbe in qualche modo spingervi, e che mi ha detto, beh, ma forse questo è il tipico film che va finanziato con un crowdfunding. Parola inglese bruttissima qua adesso. Come dire, molto titubante, abbiamo cominciato a mettere in giro sulla rete questa storia, cercando di fare appello a un'unica cosa importante, che questi tre ragazzi in questo modo si autodenunciavano, rischiando 14 anni di galera a testa per aiuto all'immigrazione clandestina. Sulla rete, grazie ad alcuni giovani ragazzi milanesi bravissimi, si è sparsa la notizia al punto tale che è stato il crowdfunding più popolare mai fatto in Europa per un documentario. Con quei soldi abbiamo finito il film, abbiamo presentato a Venezia, Venezia ha avuto successo, siccome eravamo presenti sulla rete, sono arrivate 95 ragazze bellissime vestite da sposa sul tappeto rosso, per cui tutti i giornali l'hanno ripreso, siamo usciti al cinema, siamo riusciti a rifarci soldi in questo film, adesso arriviamo per centinaia e centinaia di festival internazionali, anche incassato dei soldi. Ecco, questa è la dimostrazione di quella che si diceva un po' di inventiva, creatività e provare strade, mettere insieme strade diverse. Ecco, io penso che in questo tipo di comunicazione, nel modo di accompagnare delle storie in questo modo, ci sia un grande futuro per nuove professionalità. Quindi, scusa. Grazie, un film tra l'altro bellissimo, cioè, mi capita, non capito di vederlo alla Reichstag di Annuoretto d'estate, davvero molto bello. Il crowdfunding un tempo, ai miei tempi, era la colletta, capisco che abbia meno appeal, però era questo, no? Si faceva la colletta per fare un viaggio, per fare i 100 giorni che si facevano all'epoca a scuola. Grazie allora, grazie a Guido Palladini, grazie a Marco Misalberghi, grazie in anticipo a Caterina Toschi, che in questi ultimi due minuti ci descriverà tre figure professionali. Beh, dunque, molto è già stato detto, cerco di essere molto sintetica riferendomi al mio ambito disciplinare, quindi la storia dell'arte contemporanea. I profili sono molto ibridi, è difficile distinguere ormai un curatore da un critico e da uno storico, perché i percorsi formativi sono diversi. Concludo quindi con un assunto. L'arte contemporanea ha un bisogno e dal bisogno si crea lavoro. Il bisogno dell'arte contemporanea è di essere accessibile. Si crea, diciamo, un mercato correlato all'arte contemporanea molto ricco, ma allo stesso tempo c'è una dimensione di profonda inaccessibilità ai contenuti dell'arte contemporanea. Quindi, se dovessi concludere su un profilo professionale, ecco, immaginatevi come narratori per rendere accessibile quell'arte contemporanea secondo profili molto diversificati, perché nell'ambito artistico contemporaneista c'è denaro, il problema è proprio il contatto con il pubblico, la narrazione intorno all'arte contemporanea, proprio la dovete inventare voi, perché il profilo è molto ibrido. Grazie. Abbiamo dato anche i compiti, grazie a tutti, grazie a tutti.